E si corre prepotentemente verso la fine di Occhio di Falco. Sempre meglio sta serie, sempre Ne meglio. mancano due, ne mancano solo due. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga, lui è Dalm. Torniamo con le nostre amate e odiate MDTV e oggi si parla del quarto episodio di Occhio di Falco. Commentate, condividete, mi piacciate questo video. Questo era il terz'ultimo episodio, le prossime due decreteranno il finale di questa mini stagione dedicata a Clint Barton e alla sua apprendista Kate Bishop. E questo episodio, durato ancora meno rispetto al terzo, guarda caso nel video scorso avevo esaudito il desiderio di che l'episodio scorso fosse il più corto, invece questo ci ha preso in controbalzo, però non ha calato assolutamente di qualità. Un ritmo veramente bello, anche se l'ho trovato più ovviamente serioso e meno d'azione rispetto alla puntata precedente, che per ora è comunque la mia puntata preferita, la numero 3. Questo, obiettivamente, diciamo che è un po' quello che sistema il terreno per lo scontro finale e per, diciamo, per far tornare il nostro Clint a casa per Natale. Mi piace molto come si sta evolvendo anche il rapporto tra Clint e Kate, e mi piace anche molto come hanno utilizzato la figura dello spadaccino come nemico che sembra a capo di questa organizzazione criminosa. Esatto, perché come ricordiamo tutti dall'episodio precedente, il finale vedeva appunto Jack, lo spadaccino, puntare un'arma a Clint. Si scopre poi che in realtà non aveva riconosciuto, non aveva capito che Kate fosse tornata a casa. C'era effettivamente c'era anche Eleanor, come si pronuncia il nome della madre di Kate, e diciamo che parlottano e Clint inizia a sospettare che effettivamente Kate potesse aver ragione, che ci fosse qualcosa di strano, che ci possa essere qualcosa di strano nella figura di Jack. Lui fa le sue dovute meccanicazioni, cerca di indagare a destra e a manca, però sempre con a seguito la buona Kate, che cerca di natalizzare il periodo di Clint lontano da casa. E è stata una bellissima scena. Hanno, secondo me, toccato i punti giusti e hanno buttato un po' di easter egg qua e là. Sembra ci sia un po' di, come si chiama, di hype intorno alla figura della mamma di Kate e anche ovviamente del suo fidanzato, che è niente, come abbiamo detto prima, un po' di meno che lo spadaccino nei fumetti. Però non mi sembra stiano prendendo la piega dello spadaccino con la tutina, quella tipo supereroistica. Stanno un po' elevando la figura del supereroe, ma dei supereroi in generale, a qualcosa di ipoteticamente reale, perché lo sappiamo benissimo, certe tutine nel mondo dei supereroi, nella vita reale, farebbero molto molto ridere. Sì, tanto che l'hanno anche preso in giro il costume di Occhio di Falco nell'episodio precedente. C'era Kate che abbozzava il costume alla tavola calda e le aveva fatto questa mascherina con le alette e con l'H in fronte. Quindi pensiamo che non vedremo mai il costume originale di Occhio di Falco, e va bene così. Troviamo anche nuovi alleati, perché Kate è alla ricerca. Scopriamo anche come Clint recuperi le sue frecce quando le usa, ovvero a mano, olio di gomito, va a recuperarsele tutte, e infatti manda Kate a recuperare quelle usate contro i mafiosi in tuta. E nel farlo Kate si imbatte nella Gilda, che ha già visto protagonista Occhio di Falco in una scena nell'episodio 2, mi pare, uno dei primi due, e saranno quelli che poi probabilmente confezioneranno il nuovo costume sia di Kate che di Occhio di Falco, insomma. Ho anche dato un nome, hai presente la ragazza che teneva in mano la borsa che dopo gli viene data da... Per una regalata della sua moglie, è Wendy Conrad, che nei fumetti effettivamente è Bombshell, quindi sì, magari qualcosa gatta cicova. E anche ho letto, e guardando anche, perché dopo
ci guardiamo sempre anche noi per capire se abbiamo colto tutti gli easter egg, che quell'orologio lì è legato a Kang, almeno così dicono, e sono curioso di vedere dove vanno a parare e sul perché è così importante anche recuperare anche quel oggetto degli Avengers per quanto riguarda il nostro Clint, che dice che è di uno che è morto, se non sbaglio. Sì, non si sa di chi, uno degli Avengers, non sappiamo chi possa essere. Infatti Clint, andando ad indagare, scopre che appunto questo orologio è ancora in circolazione, lui pensava non lo fosse più, e per recuperarlo finiscono nell'appartamento di Maya, e qui comincia la scazzottata che conclude l'episodio con tanto di sorpresona mega galattica, perché ce l'aspettavamo ed è arrivata. Hanno ovviamente, dopo che abbiamo visto Black Widow, ci aspettavamo Yelena Belova, e Yelena Belova è arrivata in maniera molto teatrale, con questo travestimento che ha fatto, diciamo, anche venire dei ricordi, perché lo stile della Vedova Nera è molto simile ovviamente a quello di Natasha. E vedere poi Clint che fa hanno mandato una vedova nera, lì è stato veramente bello. Comunque mi è piaciuto anche per i prossimi sviluppi futuri, perché da lì secondo me potremmo capire cosa succederà alla fine della serie. Perché se lei pensa che Clint sia cattivo perché è Ronin, questa puntata è molto importante, perché lui dichiara che è Ronin a Kate e non l'aveva mai fatto. Quindi ci sono dei momenti importanti. E vediamo anche cosa succederà a sua mamma di Kate, perché è legata ad un villain nel mondo dei fumetti, e magari si rivelerà essere quel villain anche nei film, nella serie TV, insomma, dell'MCU. Esatto, vedremo un po' intanto in questa settimana che è trascorsa dalla fantomatica mano che pincia la guancia di Maya da bambina. Si sono fatte un po' di teorie, un po' di supposizioni. C'è chi parla di Kingpin, c'è chi invece va sulla strada più semplice dicendo che in realtà è lo spadaccino da giovane. Io la butto lì, metti caso che è il papà di Shang-Chi, l'abbiamo detto tutti, così facciamo l'unplaying. Vedremo un po'. Abbiamo detto tutti sì. No, sono curioso. No, tu riesci a guardare la puntata prima di guardare Spider-Man settimana prossima? E io assolutamente dovrò far così. Anch'io devo far così per forza, perché sennò magari c'è qualcosa che, sai, la Disney qua è furba, anche si mette d'accordo con la Sony, con Agatha Chikova, quindi sono molto curioso. Ragazzi, hanno detto anche su internet, adesso non ricordo la fonte, perdonatemi, però dicono che il quinto episodio di Hawkeye spaccherà l'internet. Allora, vedremo, nel senso che è stato detto anche ultimamente, negli ultimi giorni, Tom Holland ha dichiarato di sapere chi è effettivamente il proprietario, il nuovo proprietario della Avengers Tower, che magari non si è collegato, quindi... Se si riuscisse a recuperare il quinto episodio prima di entrare in sala, magari si crea quella con una connessione magica che la Disney può aver pensato per rendere più frizzante il tutto. Ecco, quindi, boh, io non ho altro da dire, non so te. È stato un episodio veramente molto veloce. Abbiamo sempre detto, il terzo e il quarto episodio sono quelli più veloci e quelli che spesso calano di qualità. In questo caso no, si sta rivelando veramente la serie migliore mai uscita su Disney Plus. Però si vede come stiano buttando le basi, presentando personaggi nuovi, o meglio facendo arrivare personaggi all'interno della serie, Yelena Belova, sviluppando il rapporto con Maya, anche se a suon di cazzotti, sviluppando il rapporto tra Kate e Occhi di Falco, perché ricordiamo, in questo episodio alla fine Occhi di Falco la manda a quel paese. Kate dice basta, non starmi più tra le balle, voglio che tu stia sana e salva a casa tua, mi arrangio io con le robe mie. Quindi si sta creando anche un po' di divergenza all'interno della coppia, il che in un buddy movie non poteva mancare, ed è arrivato secondo me al momento giusto, perché probabilmente questo rapporto si risanerà con il grande finale diviso in due puntate. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questa MDTV, spero vi sia piaciuta, spero che la guardiate, perché guardate, ogni tanto siamo
così basiti da il non fregarvene niente delle nostre MDTV, ma continueremo a farle perché noi siamo duri e vogliamo parlare anche noi per quello che dare il nostro parere sulle serie TV, non solo in live. E ci sarà probabilmente la live questa sera. Spero di esserci in qualche maniera perché sono incasinatissimo con il negozio, ma sicuramente cercherò di fare del mio meglio. Presente. Non ci sono stessa. Ah, vero? Allora quando andiamo? Andiamo, potremmo andare o giovedì o venerdì, adesso vediamo. Più che altro potrebbe essere una live per parlare di Spider-Man, visto che... È uno sbrindolone. Sono uno sbrindolone, ragazzi. Voi dovete sapere che io lunedì, questa sera, sarò ad assaggiare i piatti per il mio menù di nozze, quindi... possibile che io ci sia? È impossibile. Allora ragazzi, le live di questa settimana non so quando sarà, però le faremo, ma comunque non preoccupatevi perché arriverà anche la recensione di Spider-Man, bla bla bla. Farò lavorare Dalm come un forsennato. Assolutamente. Quando torna dal profondo sud. Assolutamente, sì, in preparazione del Natale, in preparazione della settimana di Spidey che è appena iniziata. Ragazzi, hashtag io sono virtuale, ci vediamo ad un prossimo video. E sotto nella descrizione del filmato trovate tutto e buona serata, giornata e tutto quanto. Ciao! Buonanotte e buongiorno!